penso che più ne togliamo di pack meglio è, ma attenzione che c'è un limite, perché i prodotti hanno anche loro, vivono anche loro. E un altro pessimo vento che ha soffiato nelle ultime settimane è la listeria, che è questa brutta contaminazione del cibo, e noi il cibo lo dobbiamo proteggere, quindi dobbiamo pensare che ci sono soluzioni che possono anche permettersi di non avere packaging, ma altre che non necessariamente lo devono avere. Un po' di anni fa noi usavamo le cose, ricordo mia madre che diceva: quella caffettiera è la caffettiera che fa il caffè più buono del mondo, non toccatela, la lavo io, so io come si lava quella caffettiera. Quella caffettiera aveva un'anima, faceva parte della famiglia, e in quanto caffettiera con un'anima, aveva un'anima l'artigiano, l'operaio e tutti quelli che avevano contribuito a costruirla. Oggi noi le cose le consumiamo, le cambiamo, non hanno più alcun valore, e quindi non ha più alcun valore tutto quello che ci sta attorno. Allora l'idea nasce, un nuovo progetto che si chiama Green Pea, vogliamo e abbiamo voluto che partisse da Torino, e per quello ci siamo incontrati con i War parlando di filosofia e di contenuti, perché noi siamo dei retailer, non facciamo retail, apriamo negozi, ma cerchiamo di dare un po' di valori, quello che dicevo prima, è fondamentale avere dei valori. E allora abbiamo studiato, perché prima c'era Pesce che diceva dell'advocacy, quello lì è fondamentale, cioè andiamo da chissà. Abbiamo capito che nel momento in cui noi volevamo affrontare il tema della sostenibilità, che secondo noi può diventare uno degli asset dell'Italia, del Made in Italy nel mondo, oltre a quello della bellezza, dell'artigianato, che sono già nostri, noi lo possiamo fare perché abbiamo una rete di piccole e medie imprese italiane che fanno anche prima la transizione ecologica, e siamo partiti e abbiamo costruito la sostenibilità come un percorso, come un viaggio insieme.